Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Max Skater. Giornata un po' ventosa, ma non fa niente, la facciamo. Oggi parleremo di lui, il veteran Sherman, uno dei monoruota migliori del mondo. Eccomi qui, sono in una zona un po' riparata dal vento. Come vi dicevo, il vento purtroppo non è molto amico al monoruota perché dà stabilizzazione ed è molto difficile guidare quando è forte sopra i 40 km/h. Ad oggi detiene il miglior giro in pista, che sarebbe la pista azzurra di Casaletto Ticino, dove io vado a testare i mezzi. Sicuramente qualcuno starà pensando: ma Bigod Monster Pro è più veloce di Sherman. Questo è vero, velocità di punta sicuramente il Monster Pro è più veloce e devo dire è anche più stabile sopra i 60 km/h, ma vi posso garantire che in una fase di curve e accelerazioni vincerebbe sicuramente lo Sherman. Il veteran ha una caratteristica molto particolare, ma soprattutto importante, che a me personalmente è piaciuta molto. In pratica, quando siamo su veteran e siamo in piega, che stiamo curvando, il monoruota da solo, il firmware, comunica al monoruota di piegare il telaio, far sì che il monoruota ci aiuta a curvare, proprio come se fossimo su una moto. La sensazione è quella, sembra di stare sull'anteriore di una moto stradale. Poi quando torniamo sul dritto, il monoruota va a raddrizzarsi. Questa caratteristica non è stata gradita da molti monoruotisti. Io sono arrivato alla conclusione che non è piaciuta perché non sono mai andati su una moto stradale. Veteran Sherman è l'unico monoruota che porto in pista, non solo per le sue pieghe che mi danno sicurezza, ma soprattutto per la forza di accelerazione. L'estetica dello Sherman non è molto tecnologica, anzi si può dire che è quasi arcaica, ma le scocche laterali sono molto semplici da smontare e i telai anteriori e posteriori sono molto resistenti. Il far anteriore, come tutto il resto, non è d'ultima generazione, ma a me piace molto perché possiamo regolare il fascio di luce dal basso verso l'alto. Inoltre ha anche il cavo dello sgancio rapido, quindi nel caso il faro viene lesionato da una caduta oppure non dovesse funzionare più, ci basta staccare lo spinotto e collegare un faro nuovo. La gomma è una 20x3 tassellata che va bene sia sullo sterrato che sullo stradale, ma soprattutto sullo stradale fa un rumore quando aumentiamo la velocità, che a me piace tanto. Le pedane sono spaziose e molto comode, un centimetro posizionate più in alto sarebbero perfette. Anche il fanale posteriore ha il cavetto per lo sgancio rapido, inoltre ha la funzione degli indicatori direzionali, le cosiddette frecce. Quando pieghiamo il monoruota a destra o a sinistra, lampeggiano i LED sul lato che pieghiamo il monoruota. Purtroppo non abbiamo una presa USB per poter caricare lo smartphone, ma abbiamo due prese di ricarica. La dashboard è molto semplice da usare e intuitiva, abbiamo 4 pulsanti di gestione. Abbiamo un tachimetro per controllare la velocità istantanea, possiamo controllare i chilometri percorsi e resettare un trip. Cliccando sulla freccia in alto a sinistra possiamo selezionare nel menu la chiusura del tiltback. Possiamo selezionare 3 modalità di guida, io uso la Strong. Pulsante in alto a destra serve per gestire i fari e le luci di posizione. Se vogliamo spegnere il fanale posteriore durante il giorno, ci basta cliccare una volta sul tasto di spegnimento. La maniglia per il trasporto è molto buona, non solo perché è centrale, ma soprattutto perché è resistente.
quanto riguarda l'agilità, è vero che non è agilissimo, ma dopo un po' di pratica possiamo fare tutti i movimenti che vogliamo, fare curve strette, curve larghe, accelerazioni, frenate, in pratica possiamo fare tutto! Potenza del motore 2500 watt nominali che vengono gestiti da una centralina che viene raffreddata ad aria. Autonomia superiamo i 200 km, questo grazie alla batteria Panasonic da 3200 W, dove sono garantiti fino a 1000 cicli. Il peso del monoruta è di 35 kg e può sostenere fino a 120 kg di peso. Bene ragazzi, per oggi abbiamo terminato. Io in descrizione vi lascio Veteran Sherman se lo acquistate da Micromobility Life, il primo cambio gomma è gratuito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, entrate sia nel gruppo Facebook che nel gruppo Telegram per ricevere assistenza tecnica sia sui monoruota che sui monopattini elettrici. Noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater. Ciao!